È delirio italiano, è delirio italiano a Bormio, la discesa libera, la facciamo da padroni, la facciamo da padroni, la facciamo da padroni, la facciamo splendidamente da padroni, con la vittoria di Dominic Paris, la terza in questa storica pista. E fanno 3 a Kitzbühel e 3 a Bormio per Dominic Paris, che per l'ennesima volta, secondo me, si conferma un fenomeno. Perché Dominic Paris ha vinto 3 volte nelle discese per antonomasia, nelle vere discese libere, nelle piste più difficili. E oggi l'ha gestita proprio da campione, da fenomeno, con una gestione davvero fantastica, perché con una pista ostica, con tutti quei dossetti, con tutti quei salti, lui con una potenza immensa, con una classe immensa, questa pista l'ha gestita e ha dimostrato, secondo me, per l'ennesima volta che Dominic Paris è un fenomeno. Peccato davvero non sia così continuo, perché è così bravo, è così forte, è così fenomenale che potrebbe vincere molto di più. Dominic Paris, che però non lo possiamo contestare perché ha un talento immenso e lo sta dimostrando e l'ha dimostrato oggi una volta per tutte che Dominic Paris è un fuoriclasse, è semplicemente un fenomeno perché oggi ha fatto una cosa da inumani. Secondo, uno splendido Christoph Innerhofer battuto soltanto da un Paris perfetto, ma anche Innerhofer fa una discesa ai limiti della perfezione, con quella cattiveria, con quella padronanza proprio sullo sci che ha lo sciatore altoatesino, davvero con l'incredibile padronanza, con l'incredibile potenza che ci mette quando scende a Bormio, perché ragazzi, oggi è stata una gara super e domani in Super G ci aspetterà un'altra gara splendida, però oggi che Italia, che Italia. Terzo Beuth-Feig, che diciamo si avvicina soltanto leggermente alle code di Dominic Paris, ma gli altri tutti distanti ragazzi, compreso Svindal, compreso Franz, compreso Mathias Maier, ragazzi, compreso Jansrud che esce. Jansrud stava nei primi due intermedi, stava facendo una discreta gara, poi esce. Però ragazzi, oggi gli italiani sono stati fenomenali, fenomenali, semplicemente fenomenali, perché hanno fatto una gara veramente perfetta. Ma cioè, Paris a me mi ha impressionato veramente, mi ha impressionato perché diciamo che nella prima parte era partito leggermente più lento, ma poi nella seconda parte ha messo il turbo e nessuno gli è stato più dietro, nessuno è stato dietro a Dominic Paris. Quindi oggi c'è Dominic Paris in cima e il resto del mondo sotto di lui, perché oggi Dominic Paris è stato di un altro pianeta. E quindi forza gli italiani, adesso c'è anche il gigante femminile dove c'è Federica Brignone, quinta dopo la prima manche, però a soli 2 decimi di ritardo da Michaela Schifrin, quindi si può comunque sperare in un podio per Federica Brignone. E voi ragazzi, se siete tanti, mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate. E che dire ragazzi, domani ci aspetta un Super G incredibile e speriamo che questa sia la situazione. Grande. Grande Dominic Paris, grandissimo anche Innerhofer, ma che Dominic Paris, ragazzi, cioè, è incredibile, incredibile.